mangiavano le 13 dominazioni della Sicilia nel passato? Bene, questo è stato l'argomento che è stato trattato nella forma del laboratorio didattico di storia della Sicilia nella dimora storica di Fiume Freddo di Sicilia, Castello degli Schiavi. A scegliere questo laboratorio è stato l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Fiume Freddo di Sicilia, in provincia di Catania, dirigente scolastico Rosita Alberti. Finalmente, dopo 2 anni, riprende l'attività laboratoriale e in compagnia della giornalista Stefania Bonifacio sono stati trattati i seguenti argomenti. Per esempio, cosa mangiava la civiltà greca in Sicilia nel V secolo a.C.? Ci siamo trasferiti nella Siracusa del V secolo a.C. e nella città siciliana, che era considerata già all'epoca una delle più belle metropoli del Mediterraneo assieme ad Agrigento, ecco, siamo entrati nell'agorà della città. E ci siamo fermati alle Termopolion, una sorta di fast food dell'antichità, per scoprire cosa mangiavano i sicilioti in quel periodo. E nelle Termopolion abbiamo scoperto dei cibi che ancora oggi consumiamo. Poi abbiamo interrogato i legionari romani per vedere che cosa si mangiava in un accampamento. E poi ancora lo scisma linguistico tra si dice arancino o si dice arancina. Abbiamo così dissodato nella cultura araba usi e costumi alimentari e abbiamo scoperto come tanti cibi islamici oggi si trovano nella nostra portata, come per esempio la cassata siciliana, come per esempio gli spaghetti che avevano la loro patria d'origine non in Cina. Ecco, è una fake news il fatto che si dica che gli spaghetti siano nati in Cina, o meglio, siano stati scoperti in Cina da Marco Polo. In realtà gli spaghetti erano di matrice siciliana perché il grano duro cresce in Sicilia e in una località a est di Termini Imerese, in provincia di Palermo, in particolare a Trabia, esisteva un mulino dove venivano prodotti, veniva lavorata la pasta di grano duro e veniva fatta lì essiccare e poi esportata in buona parte del Mediterraneo. Poi ancora abbiamo un po' scoperto, siamo andati a indagare nella ricca mensa di Federico II di Svevia e non vi dico nient'altro, vi dico soltanto di provare a partecipare a questi laboratori perché danno veramente gioia al cuore e ai docenti e agli allievi. Provare per credere.